Mister, per la prima volta ai nostri microfoni, prima partita, 8 gol segnati. Diciamo che come inizio, nonostante le alte temperature, non c'è proprio male, insomma. Sarebbe stato strano il contrario. Queste sono amichevoli, le prime amichevoli si giocano contro squadre che ci mettono tanta volontà, ma oggettivamente poca resistenza. Quindi, al di là dei gol, a noi serviva cercare di provare a mettere in campo quello che tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, in questi pochissimi giorni. E sono soddisfatto perché la squadra prova a farlo, a volte riesce, a volte no, ma diciamo che dopo 3 giorni è veramente un compito arduo essere perfetti, quindi piano piano arriveremo al nostro obiettivo. Senta, lei ha detto che di mercato non sarebbe anche inutile fare nomi, però vorrei sapere, questa domanda gliela devo fare. Benali, lei sarebbe contento di averlo in squadra eventualmente? Benali è un giocatore che mi piace molto, quindi se Benali è un giocatore del Crotone, fare fortuna del Crotone, mi piacerebbe avere lui, mi piacerebbe avere Chiellini, Bonucci, Dybala, giocatori forti, un allenatore li vuole sempre, però io devo parlare dei giocatori che sono miei in questo momento e che ho a disposizione, quindi domani mattina quando arriverò al campo avrò questi giocatori, sono contento di avere questi e di allenare questi. Poi nel futuro se arriverà qualcuno, sarà un qualcuno che è arrivato in condivisione con la società e ne saremo sicuramente contenti. Io volevo chiuderla con una notazione di carattere ambientale. Mi è parso, erano circa 600 i tifosi che hanno sfidato le alte temperature per venire a vedere questa partita. Quindi una tifoseria che si aspetta molto da voi e volevo sapere che impressione le ha fatto, insomma, vedere tutta questa tribuna piena nonostante il sole ci battesse proprio pienamente. Sì, lo prendevo anche io in panchina. No, vabbè, noi siamo contenti, l'ho detto nella mia prima uscita in conferenza. Il nostro primo obiettivo è quello di portare tanta la gente allo stadio, perché questo vuol dire che la gente si diverte, perché quando la gente si diverte va allo stadio e per fare questo i primi a divertirsi dobbiamo essere noi. E